Questa è la parte davanti del mio costume. Per realizzarla io ho contato 21 catenelle di base e misurando dal mio costume. Su queste 21 catenelle, che adesso faccio, a questo punto faccio 2 catenelle, 1, 2, faccio un punto alto nella terza catenella. Proseguo così, faccio tutti i punti alti fino ad arrivare alla mia ultima catenella, la 21ª catenella. Una volta fatto l'ultimo punto alto sull'ultima catenella, faccio sempre 2 catenelle, giro il mio lavoro, intanto prima di continuare vediamo, ecco, giro il mio lavoro e intanto faccio un altro giro di punti alti e fino ad arrivare all'ultima catenella. Ok, una volta fatti questi due giri di soli punti alti, ottengo una cosa del genere, che sarebbe questa parte qui del mio costume. Ovviamente queste qua sono 10 catenelle, queste qua sono 21. A questo punto io devo cominciare ad allargare un po' il mio costume, quindi faccio 2 catenelle, una e una 2, e faccio, giro il mio lavoro e faccio 2 punti alti nella stessa catenella. Una l'ho fatta nella stessa, ovvero qua, ne farò un altro. Questo fa sì che non prendere il mio gomitolo. Questo fa sì che si allarghi un po'. Tutto. Anche alla fine, ovviamente, nella stessa catenella
metto due punti alti. Di nuovo lo rifaccio e questo lo faccio fino al 16° giro, quindi in tutto io sono partito, ho fatto due giri uguali, il terzo giro aumento di 1 fino al 16° compreso, quindi in tutto diciamo che io faccio effettivamente 14 giri aumentando di un punto nella stessa catenella come ho appena rifatto e continuo così. Allora, continuo ad aumentare così fino al 16° giro, che è il 16° giro. Allora, questi due qua sono i miei primi due punti, due giri, uno e due. Dal terzo comincia un po' a allargarsi fino al 16° che a occhio è qua. È qua. Il 17° comincia secondo me qua perché si vede che è proprio più larga, più largo, e per arrivare poi qua a allargarsi proprio tanto. Allora, come faccio ad allargarmi di più? Facciamo finta che sto per fare il 17° giro, quindi ho finito il 16°, faccio 1, 2 catenelle, giro il mio lavoro, faccio 3 punti alti nella stessa catenella, ovvero questa qua. Un punto alto, un altro nella stessa, e siamo a 2. Un altro nella stessa e siamo a 3. Questo su due lati. Adesso punti alti normali per ognuna catenella. Ok. Ok, ultimo punto alto, faccio anche da questo lato, uno punto alto l'ho fatto, secondo punto alto, terzo punto alto nella stessa catenella. Qui si allarga, quindi dalla 17esima riga che contiamo 1, 2, 3, 16, quindi da qua, da questa riga qua ho aumentato di due catenelle, di due punti volevo dire, scusatemi, da qua ho aumentato di due punti facendo 3 punti alti nella stessa catenella. Nella 17esima
alla 25esima, che è questa qui. Quindi sono 8 file da qui a qui di 3 punti alti nella stessa catenella. Io mi sono fermata a 25 file perché poi ho fatto questi fiorellini qui, che poi vi spiego come li ho fatti, e questo ghirigoro qua. Per fare il ghirigoro, vediamo, adesso ho perso. Per fare il ghirigoro, allora sono arrivata, facciamo finta che sono al mio 25esimo, qua l'ultimo punto alto, 25esimo fila. Allora devo fare, sono storta però, allora devo fare 2 catenelle, 1, 2, per il punto alto devo fare questo buchino, quindi faccio una catenella in più, giro il mio lavoro, punto alto, non in questa catenella, ma in quella dopo. Una catenella. Punto alto, salto una catenella, metto in quella dopo. E via così. Salto una, metto in quello dopo, catenella, qui ottengo i miei quadratini. Ora, per fare questa cappetta qua, faccio sempre, anzi no, giro il mio, ho appena chiuso l'ultimo punto alto, giro il mio lavoro. Faccio, lavoro dentro al buchino, faccio un punto basso, un punto alto, un altro punto basso. E un punto bassissimo che lo facciamo qua in mezzo ai due buchini. Nuovo punto basso, basso, e punto bassissimo. Punto bassissimo.
qua e proseguo così. L'ultimo, fino all'ultimo. Una volta finita la parte davanti del nostro costume, parto attaccandoci la parte da dietro. Però supponiamo che questa sia la mia base della parte sopra. Allora, parto nella prima catenella che ho libera con del filo nuovo. E ce lo faccio passare dentro. Devo fare sempre 2 catenelle. Allora la prima la faccio con entrambi i fili. La seconda solo col filo più lungo. E faccio un punto alto per ogni catenella. Come ho fatto per la parte davanti. Questo, un punto alto per ogni catenella, lo si fa per 10 giri. L'undicesimo giro, allora, facciamo finire che qua ho finito il decimo giro. L'undicesimo giro si fa 2 catenelle, 2 punti alti nella stessa catenella, fino al sedicesimo giro. Il sedicesimo giro si aumenta ancora di più e si fanno 3 punti alti nella stessa catenella. Adesso io qua facciamo finta che sto finendo il sedicesimo giro, quindi faccio 2 punti alti nella stessa catenella, come ho fatto anche dall'altra parte. Sedicesimo giro finito, 2 catenelle, 3 punti alti nella stessa catenella. E via così per un totale di 45, mi pare, giri. Poi ognuno, cioè, fa tanti giri quanta è l'altezza che vuole dal suo costume, insomma. Quindi qua ultima catenella facciamo 3 punti alti nella stessa. Qua, in questo modo costruiamo la parte dietro, che è più ampia di quella davanti. Queste qua sono le prime 10 giri di catenelle, poi si parte aumentando un punto solo e poi quelle con 2 punti, cioè con 3 punti alti in ogni catenella iniziale, e viene fuori la parte dietro. I rigori sono gli stessi che ho fatto nella parte davanti, per cui basta seguire le stesse indicazioni. Allora vediamo come fare i fiori. Ok, inizio facendo 3 catenelle. 1,
e un punto alto nella terza catenella. A questo punto faccio 5 catenelle. Altre due. Faccio un punto basso nel buchino che mi si è formato qua. Quindi da qui faccio un punto basso qui dentro. Ok. 2 catenelle. Un punto alto nel buco che diventerà il centro poi del nostro fiore. Due catenelle, un punto basso nel buco. E qua si intravede un primo petalo. Ripeto, 2 catenelle. Punto alto nel centro. Due catenelle. Un punto basso nel centro. Catenelle, punto alto al centro. Due catenelle, punto basso nel centro. Ok, è piccolino, quindi si fa fatica un po' a vedere, però abbiamo fatto 3 petali. Vado avanti. Due catenelle, un punto alto. Due catenelle, un punto basso nel centro.
2 catenelle, un punto alto, due catenelle, un punto basso. Allora abbiamo 3, 4, 5, 1, l'ultimo petalo, 1, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto basso, un punto basso. Questo è il mio fiorellino, 6 petali. A questo punto devo collegare, devo fare un altro fiorellino attaccato, quindi faccio 4 catenelle, 6 catenelle. Un punto alto nella terza catenella, e mi ritrovo ad avere 'sto buchino qua. Quindi ricomincio, faccio 3 catenelle, no, 5 catenelle. Le catenelle, punto basso nel buchino, due catenelle, un punto alto nel buchino, 2 catenelle, un punto basso nel buchino. E ho fatto il primo petalo e mezzo. Mezzo e uno. Comincio a fare l'altro petalo, 2 catenelle, un punto alto nel centro. Catenelle, un punto basso nel centro, 'Finito il terzo petalo, facciamo il quarto, 2 catenelle, questo quarto petalo si collega, passa per la terza catenella
del filo di collegamento, delle catenelle di collegamento tra i due petali, tra i due fiori. Quindi faccio un punto bassissimo nella terza catenella, poi faccio 2 catenelle e un punto basso al centro del fiore. A questo punto altre 2 catenelle, punto alto, due catenelle, punto basso, e ho fatto il quinto. Faccio il sesto, 2 catenelle, punto alto in mezzo, due catenelle, punto basso, sono a 3-6 petali però il primo petalo che ho fatto, cioè questo qui, è metà petalo, quindi l'ultimo petalo faccio l'altra metà, quindi faccio 2 catenelle, punto bassissimo nella terza catenella del mezzo petalo, e questa è la mia catenella per ripartire con le 5 catenelle, 6 catenelle, per fare un altro petalo ancora, un altro fiorellino ancora. Ecco, questi qua sono i fiorellini che io uso poi da mettere sotto al mio triangolo e per le spalline. Se ne possono fare quanti se ne vuole, a seconda di quanti ne vogliamo, insomma. Nel momento in cui faccio i fiori e misuro quanti me ne servono, me ne devo tenere 2 in più per far sì che il costume si possa chiudere. Io ho fatto 15 fiori e per chiudere questo lato, dal lato sinistro, ho fatto altri 8 fiori. Dietro, per rinforzarlo, ho fatto una catenella della lunghezza dei fiori di punto basso. Allora, devo avere questi bottoncini qui, che sono
quelli trasparenti che si chiudono, i bottoncini automatici per capirsi, che si chiudono questa maniera qui. Devo cucire questo. Su questo fiore qui e l'altra parte su questo fiore qui dietro, quindi con ago e filo ovviamente questo dalla parte dritta. Devo fissarlo molto bene. Terminato di cucire questo, bisogna cucire l'altra parte, sempre a metà, nel mezzo del fiorellino. Facciamo una prova prima per capire da che lato. Vuole. Una volta fatto per uno, bisogna fare anche per l'altro fiorellino.